Questa è la storia di un progetto che tanti anni fa realizzammo per dei bambini particolarmente coraggiosi, dei veri piccoli supereroi. Quando ero una giovane studentessa, avevo alcuni prof davvero in gamba. C'era il grande prof Tanti, era leggendari la sua gentilezza e il suo modo cortese di trattare con i suoi allievi. Operativi! C'era anche la grande dottora Peluzzo. Era quasi brava e determinata da non esitare in caso di pericolo a tuffarsi dentro i pancioni delle mamme per guarire i loro bimbi. Sarebbero diventati così, anche loro, grandi e forti come la sua figliuola. Numero 44, Lizia Gianporcaro. C'era la prof Cuccia, che nonostante provenisse da un paese dove c'erano ancora usanze tribali, era diventata un'insegnante bravissima. In classe studiavamo sempre come matti in vista delle interrogazioni. Il prof Danti un giorno ci disse che avremmo realizzato un progetto che avrebbe cambiato il mondo. Vabbè, forse non proprio tutto, forse solo alcuni bambini, e non del tutto. Il prof Tanti incoraggiava con dolcezza i propri allievi a lavorare. Operativi! Tutti i ragazzi erano davvero entusiasti di lanciarsi in questa bellissima avventura. Cosa avremmo potuto regalare ai bambini? Deliziosi dolcetti? Splendidi peluche? Bellissime scarpe nuove? O eccitanti giornalini di supereroi? Sì, i supereroi! Avremmo dipinto i supereroi! Operativi! Iniziamo a lavorare. Tutti avevamo il pieno controllo della situazione. Non c'era alcun problema e filava tutto liscio. Les coses no et roden bé. Tanca els ulls i pensa en mi, que prest jo seré aquí. I primi risultati non furono esattamente belli. Eravamo così immersi nel lavoro che un giorno, all'improvviso, come per incanto, i nostri supereroi si materializzarono in classe. I
Il lavoro era lungo e faticoso, ma grazie all'aiuto dei nostri supereroi e dei loro superpoteri riuscimmo a portarlo avanti. Come per magia, pian pianino i dipinti presero forma. Ma aspettate, ma lui non è un supereroe! Lui non è un supereroe! No, magari non lo è! Ma il nostro più grande e migliore amico. Operativi! Con i nostri supereroi, il grande Prof. Tanti ormai non serviva più a nulla. Il lavoro era finito, la fiaba era terminata. Potevamo finalmente svelarci e portare i regali ai nostri bambini. Quindici doni, 15 sorrisi per i bambini, per dare loro il coraggio e un po' di superpoteri per affrontare i momenti in cui ci si sente tristi e si ha forse un po' di paura. Chissà, magari guardando gli eroi dei loro sogni capiranno che in fondo i veri supereroi sono loro, i nostri splendidi, forti e grandi bambini.